comunque è una, prima un onore stare, per me che sono una cantautrice e che fino all'anno scorso ero qui a dirigere degli altri artisti, un grande onore, perché è una, oltre alla soddisfazione di essere tra 8 personaggi, una giuria piuttosto eterogenea anche se vuoi, perché ognuno di noi tangente alla musica o interno alla musica in qualche modo ha a che fare con lo spettacolo, la TV e quindi la musica, la mastica, però molto diversi, distrazioni molto diverse anche, molto lontane. Credo che il mio modo per scegliere le canzoni sarà tutto quello che è la performance di un artista, quello che rappresenta in quel momento per lui quella performance su quel palco, che è sempre particolare perché Sanremo è a parte secondo me, e però molto la canzone. Io ho sentito, non posso esprimermi su questo in questo momento, però ho sentito tutte le canzoni, praticamente tutte. Qualcuna non l'ho vista, ma l'ho sentita in radio perché ero sempre connessa. Credo sia un festival molto omogeneo, cioè non ci sono grandi picchi, non ci sono cose che mi abbiano stupito o dire ma cavolo, o che pezzo pazzesco, o un pezzo che magari non mi aspettavo, ecco, avrei voluto essere un po' stupita. Sì, la questione che riguarda l'età della giuria di qualità è una questione a cui non avevo fatto caso all'inizio. Siamo tutti piuttosto maturi, siamo solo due donne, due simpatiche quarantenni, credo di poterlo dire anche per la Radnovic, e comunque insomma tutti piuttosto maturi, tutti con grande competenza di vario genere. Probabilmente manca quella fascia dei trentenni, che in realtà non so perché è stata lasciata, non è stata tenuta in considerazione, visto che ci sono molti esperti nella fascia 30 anni, 30-40, forse ci sarebbe stato importante avere qualcuno che avesse una sensibilità che tiene conto, che ha degli ascolti. Direi, non voglio, non, la parola giusta non è moderno, è più che altro degli ascolti a ventaglio un pochino più larghi. Io spero di essere la quota per quanto riguarda gli ascolti più, come posso dire, io ascolto un po' di tutto poi alla fine, posso ascoltare Metallica come ascoltare Bach, quindi mi fregio di essere preparata. Sì, cioè, delle pressioni arrivano in tutti i modi ormai, perché ormai i modi sono tanti, però c'è una cosa che mi riguarda e spero che riguardi anche tutti gli altri giurati, che non ho ancora incontrato ma ormai manca poco, che io faccio con la mia testa. Dopodiché se dovrò discutere con qualcuno discuterò, però credo che la cosa è fondamentale, un po' perché faccio questo mestiere e quindi è un po' anche proprio per carattere. Mi piace alzarmi la mattina, guardarmi allo specchio e dire ok, ho fatto un bel lavoro, cioè è veramente quello, ho dato il voto, ho dato il giudizio positivo e negativo che sia, però che volevo. Questa è la prima cosa, dopodiché il resto si vedrà.